Don Ciotti, pochi istanti fa diceva: è una comunità di belle persone, eppure qui, a pochi passi da questo paese, da questa comunità di San Giusto Canavese, c'era uno dei più grandi trafficanti al mondo. Che cosa significa oggi avviare un iter per restituire questo bene alla collettività? Il canavesano è di gente meravigliosa, di grandi lavoratori, con tradizioni, cultura, passioni, intelligenza. E allora bisogna evitare che si semplifichi. Le mafie qui hanno trovato un gioco criminale, trafficanti di droga, qui in questa villa, in un paese di bella gente, si è insediata uno dei più grandi trafficanti al mondo di droga. Questo significa che dobbiamo non dare nulla per scontato, dobbiamo sempre stare molto allerta, dobbiamo soprattutto conoscere i problemi e poi costruire sempre più delle relazioni tra di noi attente. Qui oggi si compie un noi che vede le istituzioni in prima fila, che si assumono ognuno per la propria parte, per le proprie competenze, la propria responsabilità, ma anche un forte richiamo ai cittadini ad assumersi la loro parte di responsabilità. Qui Libera, che è stata la promotrice nel 1996 della petizione per la legge per la confisca all'uso sociale, ha cercato di accompagnare, di stimolare, di essere un pungolo per chiedere che le istituzioni facessero in fretta la loro parte. Purtroppo i tempi sono stati lunghi, oggi si accorciano, oggi si vive un momento molto importante, la città metropolitana di Torino, questo mi pare di sottolineare con estrema forza, una regione che dice: io metto degli strumenti in gioco, la prefettura, l'agenzia nazionale, ma anche un ruolo dei cittadini. Ci auguriamo presto che tutto questo possa realizzarsi, perché questo deve funzionare, si deve fare vedere che è possibile.